Sul piano dell'identità storico-culturale, il terzo elemento chiave della leggenda della fondazione di Roma è la discendenza da Marte. I progenitori dei Romani, Romolo e Remo, sono figli del dio della guerra. Tale discendenza giustifica la vocazione guerriera del popolo romano, un popolo in armi che, grazie alla potenza militare ma non solo, riuscì a costruire un impero che aveva il suo baricentro nel Mar Mediterraneo e che si estendeva dall'Europa fino all'Asia. L'espansione di Roma, iniziata nel V secolo e conclusasi più o meno alla fine del I secolo a.C., si può suddividere in tre tappe fondamentali. Nella prima, dagli inizi del V secolo al 270 a.C., Roma, dopo aver conquistato i territori del Lazio, occupò l'Italia centro-meridionale. Nella seconda tappa, dal 264 al 129 a.C., i Romani si scontrarono con Cartagine, colonia fenicia che controllava un impero marittimo vastissimo. Vinti i cartaginesi, i Romani ampliarono l'area della propria egemonia spingendosi in Oriente. Nella terza tappa, che si colloca grosso modo tra il 118 e il 55 a.C., i Romani consolidarono le conquiste in Africa settentrionale e in Oriente e conquistarono la Gallia centrale e settentrionale.